Nell'episodio precedente. E abbiamo iniziato la strada dell'inferno. Stiamo andando in direzione Vulcano Telica. È una strada da cavallo. Da cavallo e trattore. O da sprinter blu. Giardiniera Flecchia. All'azione, al rapporto. Buenos días. Se avete gli ulivi dovete potarli. Chiamateci. Chiamateci. Che stradaccia. Mamma mia. Ma chi ce l'ha fatto fare? Prima cosa nell'agenda questa mattina, ancora prima di partire, è sistemare il van. A salire le cose sono volate a destra e a sinistra e quindi a riscendere abbiamo cercato di posizionarle in maniera un po' più stabile. Andremo piano, scenderemo piano piano e la Flecchia vi farà anche vedere la strada perché ieri non è scesa. Perché stavo in ansia. Stava in ansia. E non è che abbiamo fatto vedere molto perché stavamo entrambi concentrati a guidare, quindi vogliamo farvelo vedere adesso in discesa, che secondo me è più tranquillo perché non è che devo accelerare troppo e posso andare più lento. L'inferno è iniziato, amiciacci. Non vediamo l'ora di toccare terra, ma pavimentata. Sì, esatto. Di tornare sulla terra, abbandonare la luna. Perché la luna è stata bella, però porca miseria, che fatica arrivarci. In discesa, secondo me è più tranquillo perché non è che devo accelerare troppo, posso andare più lento. Non è che devo accelerare troppo, posso andare più lento. In discesa, secondo me, è più tranquillo. Sbagliamo noi a seguire i commenti degli altri. Se siete sotto i 3 metri, tranquilli. Senza 4x4 tranquilli. Abbiamo spaccato tutto. Era il pezzo maledetto che ci siamo fatti in salita. Praticamente c'era tutta la parte qui di sinistra sabbiosa e un piccolo spazio per salire tutto sulla destra fattibile. E quindi immaginatevi, in salita non è un 4x4, abbiamo traslittato. Ti faccio paura! Oh, povera me, se mi tocca fare. Siamo usciti con un fanalino spaccato. Per una retro che purtroppo andava fatta. Ho ammaccato un pochettino la portiera dietro e ho stortato il pezzo di plastica. Però dai, tutto sommato poteva andare peggio. È la prima volta che mi mancano i rumori dei camion e la strada. Ce l'abbiamo fatta, li sentiamo. Siamo sull'autostrada, siamo sulla strada principale. Tosta, ragazzi. È stata tosta. Però ce l'abbiamo fatta. Un pochettino ammaccati, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati a Leon, nella città. Adesso vi faccio vedere il micro danno che ho fatto al van. Vabbè, qua
qua praticamente si è tolta una vite, ce la posso rimettere. Qua ho rotto il fanalino e qui un pochino ho stortato la lamiera della porta. Il nostro non è un van, è un trattore. Ho fatto l'errore di andare troppo piano e quindi si era puntata la gomma su quel roccione, non riuscivo ad andare avanti, non riuscivo a superarla, e andando indietro non riuscivo ad andare indietro perché mi slittavano le ruote, perché era sabbia, e quindi ho dovuto accelerare per tornare indietro il più possibile. E dietro c'era una sorta di cumulo di sabbia, di terra, con un palo, e l'ho preso in pieno. Dopo la lunga strada tortuosa siamo arrivati in centro a Leon, però il clima non è d'aiuto e quindi o andremo a stare sotto una pianta o andremo in un locale con l'aria condizionata fino a quando il sole non si abbassa. Già ve lo dico, già ve lo dico. La nostra prima cittadina nicaragegna. Si dice così? Chi lo sa? È una cittadina coloniale anche questa. Piena di chiese, piena di facciate colorate, di negozi. E abbastanza anche di traffico. Principale di Leon, come potete vedere alle mie spalle c'è un'enorme cattedrale, pensate che è la più larga del Centro America. Guardate come riempiono i tombini qui a Leon, con dei bei sassi giganti, così una persona gli va contro e spacca un bel piede, il mignolino e il polligione. Buongiorno amiciacci, amiciaccioni del nostro cuore, tortellini dei nostri brodi. Stamattina alle 7 ci siamo svegliati, non abbiamo dormito niente. Niente, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? No. Oggi lasciamo la zona, vogliamo fare tante cose, perché da quando siamo entrati ne abbiamo fatte poche e a quanto pare, cioè... Non funziona, non riusciamo a fare mezza, cioè ogni volta diciamo che ne vogliamo fare mille e ne facciamo a malapena una. Ma oggi cambieremo queste regole. Oggi cambieremo la routine. Oggi faremo tutto quello che non abbiamo fatto in questi primi giorni del Nicaragua. Questi primi 3-4 giorni in Nicaragua abbiamo imparato due cose. La prima è che tira un vento assurdo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, non smette mai. E quindi di conseguenza bisogna guidare con due mani sul volante. Esattamente. Secondo, le strade principali sono bellissime, non c'è un dosso e si cammina veramente veramente veloce. Al contrario invece di quelle secondarie, ma... non si può avere tutto nella vita. E già tanto che hai la flecchia. Esatto. Ci siamo fermati un momento sulle sponde del lago Managua. Come sentite è tantissimo ventilata come zona, come un pochettino tutto il Nicaragua, quindi non so se questo audio si sentirà benissimo. Ci siamo voluti fermare qui per farvi vedere il simbolo del Nicaragua, il vulcano più famoso e fotogenico, il Momotombo, quello che vedete alle mie spalle, un vulcano attivo, alto 1280 metri, il vulcano che nel 1610 ha raso al suolo la città di Leon, che si trovava proprio qui
e infatti ci sono le rovine, una sorta di Pompei. Poi adesso l'hanno spostata, o meglio, dopo quell'eruzione è stata spostata a circa 30 km dove si trova oggi. La cosa molto particolare di questo vulcano è che durante un'eruzione ha formato una mini versione di se stesso, un altro vulcano chiamato Momo Tombito, di circa un quarto le sue dimensioni. Stiamo parlando di un vulcanino di circa 400 metri che si trova sulla sua isola proprio in mezzo al lago. Molto carino, sono uno di fianco all'altro, qualcuno lo chiama il figlio. La sabbia di questa spiaggia, come potete immaginare, essendo una zona vulcanica, è nera e questa zona è particolarmente frequentata dai turisti locali, dalle persone del posto. Ci sono infatti tantissime famiglie e bambini che si stanno facendo il bagno sul lago. Hola, hola. Hola. Che grandi. Siamo arrivati all'ingresso di uno dei vulcani attivi più accessibili al mondo, il Masaya. È talmente tanto accessibile che praticamente si arriva letteralmente con il van, con la macchina, in cima al cratere. E lo spettacolo, ovviamente, come in tutti i vulcani attivi, inizia la sera, quando il sole scende, quindi inizia a far buio perché si vede da dentro al cratere la lava, che in teoria, se si è fortunati, ribolle. Quindi è una sorta di vulcano telica, ma in teoria questo è molto più accessibile e dovrebbe essere la vista più vicina e quindi si dovrebbe vedere meglio da quello che abbiamo letto. L'ingresso costa $10 a persona. Dobbiamo aspettare 15 minuti per il tour notturno, che inizia dalle 4:30 in poi, e quindi ci siamo messi qui in coda. Questo è per darvi idea di quanto accessibile è questo vulcano. Guardate la strada per raggiungere il cratere. Visto che siamo orario tramonto, stiamo raggiungendo la parte più alta del parco per vedere la Porta del Sole, cioè dobbiamo salutare il sole che va cannina e poi dopo, si spera, inizia lo spettacolo. Masaya, più che un vulcano, è in realtà un'area, un parco protetto che comprende ben 5 vulcani, 5 crateri, 4 dei quali estinti, uno solo attivo, che è il cratere Santiago, dove abbiamo parcheggiato e dove stasera proveremo a vedere lo spettacolo della lava. Questo è uno dei 4 estinti e si vede come la vegetazione lo abbia letteralmente riempito. Questo Nicaragua ce lo ricorderemo per i vulcani e i tramonti, guardate che spettacolo! Ragazzi, eravamo solo io e il Citta, a tempo 5 minuti si è riempito di turisti, tutti insieme appassionatamente a guardare il tramonto. Ora però scendiamo, andiamo a impostare tutta l'attrezzatura per vedere la meraviglia di questa sera. Wow ragazzi, ne abbiamo visti diversi ultimamente qui in Centro America di vulcani attivi. Abbiamo visto il vulcano del Fuego eruttare per 2 notti di fila, abbiamo visto il Telica, ma mai eravamo riusciti a vedere la lava così da vicino dentro al cratere, nel cuore proprio di un vulcano. È bello come non si vede nulla, poi all'improvviso compare
questa palla di lava incandescente. Ovviamente il momento non è così magico, perché come sentite è pieno di persone, ci sono quelli dei tour che fischiano e urlano per richiamare le persone. È veramente turistico e perde un pochettino la bellezza. È vero, siamo vicini, a circa 100 metri forse dal buco, però ad occhio nudo non è facilissimo vedere il magma muoversi e ribollire. Invece con l'obiettivo ci si riesce, però diciamo che la posizione, per quanto vicini siamo, non è il massimo, perché sarebbe meglio secondo noi vederlo dall'altra parte, ma il sentiero lo hanno chiuso. E quindi questo è l'unico punto da dove si può vedere, però comunque si vede bene lo stesso. Questo video era più corto perché abbiamo voluto lasciare spazio a questo finale. Per chi non avesse visto il video di giovedì scorso, magari sta pensando: ma cosa sta succedendo? Stiamo facendo l'estrazione dei 3 vincitori del premio dei vagabondi. Perché giovedì scorso nel nostro video vi abbiamo posto una domanda. Avete partecipato in tantissimi, abbiamo ricevuto più di 250 commenti. Alt! Ragazzi, dovete commentare sempre così, non perché adesso c'è in palio giusto, il premio dei vagabondi. Giusto. Tutti i giorni dovete commentare. Comunque, siete stati in tanti ad indovinare, la risposta esatta era 30. Noi abbiamo già fatto il foglio con tutti i nomi di coloro che hanno indovinato. Come vedete ne sono tantissimi. E la lista è lunga. 35 persone hanno dato la risposta 30, cioè la risposta esatta. Una cosa che vogliamo ricordare: i nomi che estrarremo, essendo nomi che abbiamo preso dai vostri nickname su YouTube, non sappiamo effettivamente a chi si riferiscono, quindi se vedete estratti i vostri nomi, mi raccomando, scriveteci in privato su Facebook o su Instagram o per email a come2vagabondi@gmail.com, ma comunque qui sotto vi lasciamo l'email corretta. Adesso iniziamo con l'estrazione. Ma non potevate commentare di meno qua, che c'era meno da tagliare. L'ultimo. Fatto, amiciacci, adesso siamo pronti per l'estrazione. Primo estratto sulla ruota vagabondi, eh? Luigi Piasentin. Secondo estratto sulla ruota vagabondi, eh? È uno. Jenny Rasconi. Ultimo estratto sulla ruota vagabondi, eh? Daria Lazzari. Ecco qua, amici, vincitori del gioco Allegria! Ripetiamoli: Jenny Rasconi, Luigi Piasentin e Daria Lazzari. Mi raccomando, scriveteci per email su Facebook o su Instagram, così ci potete dare il vostro indirizzo e vi possiamo inviare il regalino. Per tutti gli altri che hanno partecipato ma non hanno vinto, mi raccomando, continuate a seguirci perché continueremo con questi giochini e continuate a partecipare. Mi raccomando, ricordatevi di commentare sempre, non solo quando ci sono in paio le sorpresine. Con questo concludiamo il video, concludiamo l'estrazione, speriamo che vi sia piaciuto. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao, amici!